Prima della partenza del Gran Premio di Imola, caratterizzato da una roboante quanto prestigiosa denominazione che tiene conto della Motor Valley, di quella zona dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy, ha onorato l'evento apparso quanto mai avvincente e denso di colpi di scena. C'è stato di tutto, la pioggia all'inizio che rende sempre tutto più difficile e livella comunque le prestazioni privilegiando la guida nei confronti del mezzo, mettendo così in un'equanime riga i valori in campo. Poi una seconda parte che ha reso la pista da umida ad asciutta e una serie impressionante di incidenti paurosi che hanno fatto pensare a quanto avanti sia andata la sicurezza in questo sport così pericoloso. E allora mi è venuto in mente che in qualche modo ha vinto Ayrton Senna. Come? Sì, Ayrton Senna. Il suo immolarsi nel maggio del 94, già 27 anni fa, pensate, 27 anni, proprio tanti. Quanti altri incidenti ha evitato? Perché, lo sappiamo, solo il fatto che il più bravo potesse morire ha costretto i responsabili di questo sport a fare un serio esame di coscienza e varare norme stringenti in favore della sicurezza, sia passiva che attiva. E già, perché se la vittima immolata fosse stata quella di quel povero giovane di Ratzenberger, sì, ciao, the show must go on, avanti il prossimo, o no? Anche questa volta Imola fa la differenza e su quel podio va solo chi merita. La fortuna non esiste, diceva il Drake. E su quel podio c'erano sì i due galli del prossimo pollaio, Verstappen e Hamilton, ma c'era pure un giovane Norris. Ma non avrebbe sfigurato neppure un caparbio Leclerc e forse anche un certo Sainz, che si devono invece accontentare di un quarto e quinto posto. Bastava non si interrompesse la gara, ma non lo diciamo, altrimenti tiriamo in ballo la fortuna e la sfortuna. E allora diciamo che nell'arco di una stagione si equivalgono. Come dire che i due ferraristi sono in credito. Solo quarto e quinto? Come solo? Ma ve le ricordate le figure barbine dello scorso anno? Un inizio di stagione così per le rosse è un buon auspicio. È l'uscita da una crisi e con la forte connotazione nazionale tricolore data a questo evento, mi piace pensare che sia un auspicio anche per l'Italia. Questa Italia che possa farcela ad uscire da questa melma. Cosa mi ha colpito di questo Gran Premio? Beh, già in partenza l'artigliata dell'arrembante Verstappen che non guarda in faccia un 7 volte campione del mondo, e però fa male perché Hamilton non è il tipo che dimentica o lascia correre. Riguardare la convivenza separati in casa con Alonso e Rosberg per capirlo. Medita Max, medita. Anche perché uno che va a sbattere e dalle retrovie dopo la seconda partenza del Gran Premio arriva secondo, ma con qualche giro in più poteva anche vincere. Immenso questo Hamilton. Non va sottovalutato per niente. Un bel godere per il prossimo anno, quindi, per due personaggi dentro un rapporto che presenta ingredienti non sempre digeribili quando ambizione, reputazione e frustrazione presentano conti urgenti ed intimi da saldare. Fuoco e fiamme, quindi, dentro uno scenario d'epopea greca ci aspetta, dove ci saranno comprimari di tutto rispetto come Norris e altri giovani che si affacciano già alla ribalta della scena. Nella partita ci saranno anche i due ferraristi, anche se penso che li vedremo a lottare alla pari con i numeri 1 solo nel 2022. Ma ci saranno, e l'abbiamo capito ad Imola, con quella denominazione di Gran Premio che comprende la Motor Valley dell'Emilia Romagna, e il Motor, si dice da quelle parti, e del Made in Italy. Un bel viatico per tutti, non c'è che dire.